Il sogno era quello di arrivare a tu per tu con le balene. L'obiettivo? Portare una testimonianza sana di amore e rispetto per l'ambiente. Se il primo purtroppo non si è avverato, il secondo è stato invece pienamente centrato per Luca Palla, viareggino, istruttore, surfista e amante del mare, che lo scorso settembre, dopo la traversata a Viareggio Bastia in SUP dello scorso anno, è partito per un'avventura nelle acque a largo del Ponente Ligure, alla ricerca dei grandi cetacei. Dopo un anno di allenamento è salpato dal porto di Mirabello alla Spezia con la sua speciale Ocean Free realizzata a Viareggio, a metà tra una tavola e un catamarano. È stata una bella avventura, a differenza di quella dell'anno scorso dove l'obiettivo era un punto di partenza e c'era un punto d'arrivo che ho concluso in circa 24 ore. Quest'anno è stata molto più complessa perché cercare i grandi abitanti del mare, i capodogli, le balene, è stato complicato. Ha deciso così di raccontare tutto in un nuovo documentario, Save the Ocean, che testimonia questa fantastica esperienza. E purtroppo mi sono dovuto accontentare di vedere uno spruzzo da lontano, ma che non siamo riusciti a raggiungere in tempo perché con la sola forza delle braccia non è stato semplice. E mi ritengo comunque soddisfatto di come è andata la missione, perché è stato un incontrare madre natura in tutte le sue forme, pagaiare di notte, e incontrare i delfini, tartarughe, è stato veramente molto emozionante. E poi soprattutto perché mi rendo conto che utilizzando lo sport e questa grande passione riesco ad arrivare veramente al cuore delle persone, no? Per sensibilizzarle in quello che è un rispetto maggiore del mare, dell'ambiente.